Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube, TufoMix, anche oggi è Football 2024. Siamo qua per fare una partitella, per cercare di divertirsi. Siamo sempre, ragazzi, sprofondati nel baratro, siamo in divisione 6, siamo a due partite, una sconfitta e una l'abbiamo pareggiata, quindi abbiamo un punto soltanto, ce ne vogliono 9 per andare su, ragazzi, bisogna fare assolutamente 3 vittorie per andare avanti, per andare oltre. Intanto vi ricordo sempre, come sempre, in descrizione troviamo il link alla playlist. Se avete perso qualche episodio, lo volete vedere, playlist. Abbiamo anche il link alla community che c'è su Telegram, completamente italiana, completamente con aiuti, sezioni varie, aree dedicate ai football 2024. Tanti amici italiani per giocare, per fare anche amichevoli, tornei, coppe e quello che più vi piace. Ragazzi, a questo punto, grazie per le vostre iscrizioni, like, quello che fate per il canale, come sempre. Non smetterò mai di ringraziarvi. Direi subito di andare avanti con matchmaking, perché voglio subito fare una partita, non voglio perdere tempo, voglio andare a giocare. E quindi andiamo a fare subito il matchmaking. Nel frattempo io saluto i miei amici YouTubers come sempre. Ciao Alessandro Gamer, ciao Eburneo, ciao The Last Ace, Ace per gli amici. Ciao AleBene84. Sono quattro ragazzi simpatici YouTuber che portano ogni giorno sui loro canali contenuti e appuntamenti con il Football 2024. Trovato un nostro avversario, quattro attacchi direi che va più che bene. Adesso vediamo di chi si tratta. Bastia, va bene. Livello 6 come noi. Bastia, Francia, speriamo che sia uno scarso così vinciamo. No, sto scherzando, speriamo che sia uno con cui divertirci, ragazzi. Vi ricordo anche che nella sezione canale dove abbiamo i nostri quattro amici YouTuber, abbiamo anche due amici che non portano le foto, ma anche loro simpatici, bravi, Lupo del Tubo e Squalo Calcio, portano altri contenuti. Vi consiglio di fare un salto e vedere anche loro perché ne vale la pena. Allora, vediamo maglia bianca per noi, eh. Vediamo le formazioni. Lui chi è davanti? Neymar, Rashford, Mbappé. Buona formazione. Vediamo come siamo messi noi. Mbappé in forma, anche i vari Lumenic, Griezmann, tutti quanti ok. Portiere va bene. Abbiamo sempre Ferrer perché Nesta è stato squalificato. Dobbiamo ricordarci di riprendere in campo Ferrer. Nesta, nell'ultima partita era stato buttato fuori. Diamo la cartina all'avversario, davanti Mbappé, Neymar, Rashford sulla destra. Calhanoglu, due punte, trequartista e poi Scholes, centrocampo. Difesa 5 con due terzini. Due terzini ovviamente offensivi, senza dubbio. Va bene ragazzi, devi andare a cominciare la partitossa. Attacca loro, credo, da sinistra a destra, ma non è un problema. Il problema è giocarcela e vedere come la va. Intanto, ragazzi, prepariamoci al peggio, prepariamoci al meglio, prepariamoci a questa partita. È Football 2024, TufoMix, anche quest'oggi, per tenervi compagnia Ben ritrovati con amici da questa casa. partita. Giochiamo La fuori casa, partita quindi di prima attacca settimana l'avversario dell'Europa da League sinistra a di destra, Champions mi raccomando. League ha un'importanza anche Subito attacca relativa nel difensiva quadro perché generale potrei della partire con un competizione. kick-off e poi alla fine All'orgoglio ci e un frega. sentimento Se ci fa un kick-off complessivamente in attacco, positivo ci e i suoi frega. protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. C'è una grande attesa per Bravo, questa me la prende partita. Il subito. pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio e sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Nel frattempo la gara è iniziata. Bastia, internazionale di Milano. Ottiene un buon calcio in Cos'è? Ma punizione. dai, ma non è cominciamo con le punizioni così alla cazzo? Dai, dai, su, via! Inutile dire che questa squadra si aggrappa alla classe di Neymar per quanto riguarda la fase d'attacco. Per forza, il Ma bastone calcia la punizione. dai! Ma ha preso la palla in pieno, ragazzi, ma smettiamo di rompere i coglioni in questa maniera! Ha preso la palla, completamente ha preso la Forse palla. lui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Che partita in porta? Ma Un'occasione scherziamo? davvero molto angolata. La gioca in profondità. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio.
Brutta palla qui nella terra di nessuno. Bruno Inighe. Ah, sbagliata io. Rashford. Vabbè, questo qui tira anche da lontano, ragazzi. Questo qua tira anche da lontano, va bene. Non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Tenta di addomesticare un pallone lungo sulla corsa. Che giocata in dribbling. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Mbappé. Lautaro Martinez. Tenta. Va bene, tiriamo in porta anche noi. Non può tirare solo lui. Tiriamo in porta anche noi, ragazzi. Cerchiamo di divertirci. Cerchiamo di divertirci in questa partitosta. Diamo il massimo di noi. I difensori sono pronti a salire. Prurito alla schiena, ragazzi. Pruritissimo, pruritissimo. Vediamo un po' se viene avanti questo. Dai, vieni qua. Vieni qua che te la passo. Vieni qua che te la passo. Dai. L'angolo battuto corto. Palla filtrata per Vieira. Ecco Griezmann. Arriva il cross di Griezmann. Torreggia. Il portiere si mette del suo per evitare. E il palo salta al portiere. Madonna, ma che culo c'hanno. Spazza il più lontano possibile. Il risultato è ancora sullo 0-0, ma le squadre ci stanno provando. Arbitro. Si stanno affrontando a viso aperto. Stanno cercando il vantaggio e hanno le idee chiare. Madonna, che culo. Rashford intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. La gioca in avanti con un filtrante. Palla buttata via, peccato. Vai così, bravo. In verticale, Lautaro Martinez è in una posizione in cui può far male alla difesa. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Va bene, l'avversario, possiamo. Palla a Lautaro Martinez, tenta il tiro. Splendida reazione del portiere. Vabbè, ragazzi, noi ci proviamo. I due tiri in porta li abbiamo già fatti. È rimasto lucido e ha reagito bene. È il loro secondo corner del match. Svetta di testa. Bravissimo, bravo, bravo. Ottima parata. Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Rummenigge. Madonna, che culo che hanno. La difesa riesce a interrompere l'azione. Prova con una palla filtrante. La recuperano immediatamente. Palla a Lautaro Martinez. Madonna. Passaggio prevedibile. Ci vuole qualche idea più brillante. Lautaro Martinez. L'ha atterrato, la metto giù, Porca troia, raga. Una parata davvero fantastica. Che riflessi. Rummenigge. Lautaro Martinez. La gioca a sinistra. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Scholes. Lo sposta di peso e gliela porta via. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Alla peggio nello scontro di forza. Madonna, con la mano, ma prendila con due mani, coglione di un... Madonna, Michael, hai due mani, non hai un piede o un carciofo, hai due mani, Michael. Madonnina santissima. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Mbappé vuole il lancio. Rashford! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Ha intravisto uno spazio libero e ha servito il compagno con un passaggio preciso. Peccato non siano riusciti a segnare. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Errore qui, pallone sprecato. Fa viaggiare il pallone in verticale. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. E il tocco è verso il portiere.
la passa indietro, ma dai. Continuiamo a pareggiare, ragazzi, qua. I tiri in porta li abbiamo fatti anche un paio con Lautaro, ovviamente. E ha fatto qualcosina anche lui, ci sta, ci sta. Vediamo, ragazzi, vediamo un po'. Però credo che abbia fatto qualcosina in più noi. 6 tiri in porta noi contro 3 suoi, 6 tiri in porta noi contro 3 suoi. 6 parate lui, 6 parate. Vabbè, continuiamo, ragazzi, diamoci sotto. Secondo tempo, restiamo in questa formazione che ci sta andando abbastanza bene e continuiamo a giocarcela. Dai, forza, i giocatori sono in campo, andiamoci anche noi in campo e vediamo subito come fare. Ok, facciamo così, là, bravo. Inizia il secondo tempo. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Ah, cos'è questo di testa? Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Lautaro Martinez. Calcio di punizione. Punizione, ma arriva il direttore di gara. Ha ammonito, bravo Rudiger. Rudiger, sei un pallottico di prima categoria. Sei un falloso pallottico, Rudiger, guarda qua, guarda qua. Guarda, è pestone, 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 pestone. Pestone di Rudiger, ragazzi, ci sta tutto. Chi cazzo batte qua? Facciamo così, anche se non sarà mai gol. Non trova l'altezza giusta per passare. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Trova un modo per passare. Ce l'hanno, non si Madonna, passa. Madonna, ha sbagliato la posizione. Non posso fare queste minchiate qua, Non possiamo fare queste minchiate. Poi ci attaccano in contropiede questi qua, Madonna, ragazzi, che minchiata pazzesca che ho fatto. Difesa, difesa uomo, della loro partita. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Palla a Rummenigge, anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Palla a Rummenigge, la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Da calcio in avanti, prova a salire, gioca una palla lunga. La dà in verticale. Rummenigge, Roberto Carlos. Finora le squadre sono riuscite a neutralizzarsi a vicenda. La mette sulla sinistra. Non riesce a vincere il duello fisico. Bravo. Lungo pallone in avanti. Pressing a sinistra. Dai! L'arbitro non fischia. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Lautaro Martinez. Tocca. Ah, non l'ho toccata. Vabbè. Rimessa laterale qui. Roberto Carlos. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Griezmann cerca il movimento dei suoi in profondità, prova a giocarla in profondità. Rummenigge. Griezmann. Ecco Mbappé. Ha una palla d'oro tra i piedi. Madonna, me l'ha presa, merdaccia. Ragazzi, me l'ha presa, merdaccia. Come cazzo ha fatto a prendermela? Bellissima azione di Mbappé. Triangolo perfetto, ragazzi. Triangolo perfetto. Mbappé era là prontissimo. Vediamo adesso se riusciamo a fare qualcosa. Impatta di testa. Madonna. Allontana il pericolo. Cerca di dare ampiezza al gioco. Roberto Carlos la mette in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Lautaro Martinez. Possono far male in ripartenza adesso. C'è la palla lunga in avanti. Scholes. Guarda Schelia. Ci mette il piede. Occhio che prova. No, che cos'è sto tiro qua?
La calcia lunga nel corridoio di destra. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Bravo. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Palla di nuovo verso il centro. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Merda, sbagliata. Çalhanoğlu la recupera con grande senso della posizione. Rummenigge. Oh, che cazzo fai? Ma dai, ma pirla di un giocatore, ma chi c'è una pirla tremenda, ma me la vai a mettere anche fuori, ma che cazzo mi combini? Merdaccia paurosa, non vinciamo neanche questa, raga. Non vinciamo neanche questa, vediamo se abbiamo messo in forma. Maradona è in forma, cacciamoci su Maradona che è in forma. Però ragazzi, vabbè. Porca troia, che erroraccio malefico. Changement. Le numero 7. Le numero 22. Scholes. A leur place. Va alla ricerca di un compagno davanti. Messi. Le numero 17. Attention. Changement. Lautaro Martinez. Cruyff. Cruyff. Parata meravigliosa di Diogo Costa. Madonna, tuo portiere di merda qua le prende tutte, ragazzi, non lo sa più vincere una partita, non lo sa più vincere una partita, ragazzi, porca troia. Con questo sono 4 i calci d'angolo battuti da loro finora, 2 per i rivali di oggi. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Punizione. Calcio di punizione per l'Inter. Sì, Nessuna sanzione, solamente un regalo. Lautarino, hai fatto il boncello, Hai fatto un fallettino, Lautarino, Hai fatto un fallettino, Lautarino. Tiriamola là, che vediamo se qualcuno corre. Apre il gioco sulla destra. Palla all'Alzaro Martinez. Madonna, me l'ha presa. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Porca troia, non è possibile. Non è possibile, Lautaro. Non è possibile che me le prende tutte sta merda di un portiere. Non è possibile, Non è possibile, Siamo nei minuti finali di recupero. Kvaratskhelia prova a verticalizzare. Madonna. La mette in profondità per il compagno. Spazio per provare. Ci prova. Che giocata! Ed eccola! La giocata più importante della partita. Proprio nell'angolo. È un gioco di merda, ragazzi. Attacchi tutta la partita e vai a prendere un gol 4 contro 1 contro 2. Ma non si può, ragazzi, ma non si può. 92esimo con 2 minuti di recupero. Adesso la facciamo. Ma vaffanculo, neanche un mezzo. Dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una partita davvero intensa, è stata equilibrata fino a. Ma perché? A deciderla è stato un singolo episodio. È mancata la. Ragioniamo, facciamo le cose come. Perché continuo a giocare a questo gioco? Perché continuo a giocare a questo gioco, ragazzi? Perché? Ci sarà un motivo, sono masochista. Gioco in attacco per tutta la partita, rischio di fare il gol 10 tiri contro 5, ragazzi, vi faccio vedere, 10 tiri, guarda, 10 tiri contro 5 dell'avversario, 10 parate le sue. Gioco tutta la partita in attacco, praticamente, gli ultimi 20 minuti sulla porta avversaria, posso sto palla superiore, passaggi superiori, tiri di più di 14 tiri in tutto contro i 6 suoi, e lui mi fa un contropiede e mi fa gol. Un contropiede e mi fa gol. Un like, se volete.
tanto per darmi un po' di soddisfazione. Un'iscrizione, se non l'avete ancora fatta, attivate la campanella da qualche parte nella mia home page. Tre partite, un punto. A domani.